Leggi un genne d'ogno, è stato ne pure certo. E tateo, ascolta a me. Pigliati chi giocate d'ogno, perché ogni lassata è perduta. Perché non sa come si dice, da quando non è così mette coloranti, a male vanno le verto la pelle. Non da me, ogni giorno che passa, suo prezzo aumenta di mille lire. Di mille lire! Tati, ma... Hai sentito discussioni? Non ci può combattere con la testa del blues. Tati, che c'è? Ci fu cosa? Lo sì, da può cominciare a arredare la casa, la mobilia si ingrandisce. Ma chi è? Tati, per l'ultima volta, ascolta a me, pigliati chi giocate noi, su un giuzzo di fare, su un nero furmento, e fa signora Rosizza un banareggio di fiume. Ha visto, ha visto, va? Ti mando garzoni e ci sono le sedie. Non da me, voi tenete le fave, lo furmento e li feco che io mi tengo le sedie. Ma te? E allora vuol dire? Vuol dire? Non ci metto la bocca. Maria, don Gami. Il procuratore. Don Gami, aspettate, ha ragione. Signora Rosì. Don Gami, e mio marito è duro di testa e non lo sape che le bucucci cianci nelle panzarecce si mormoriano. Signora Rosì, da questi due lo sapete, io non faccio niente. Don Gami. Ma per la testa del bronzo di chesso, per risolvere questo problema, c'è mettere l'avvocato. Che un po' ci possa ragionare qui. Maria, Don Gami, per carità. Signora Rosì, non ce la faccio più io, perché già mi ha fatto grado a bere con nipoti. Voi non ve ne potete pigliare, no. Corni? Io me ne posso pigliare, o sapete, voi sapete. Scusate. Lassalo ere. Scusate, signora Rosì, buonasera. O ne parlavo, buonasera. Tati, ma non sa qui è Don Camillo. Perciò, Rosè, va a spremere una para di lume che mi passano sta bella che hai un altro. Forse che ti facessi lo agito. Camena! Volo tu, femmina sbregante e mangiacore! Arcamena! Tale, non mi fare parlare assai, Tati. Per me una farsa e c'è vettura. Se un vaghi giocate con io ti faccio vedere che erba ti fa la scopa! Ma mi sta a scandare, tu. Per me la sbregante. Anzi, a cos'è d'ora a mangiare, Peppe Coppola, ti voglio mangiare io. Con lo mezzo d'ore e con lo mezzo avanti. Tutta la casa allagata! Obbedisce e marcia! Tutta la casa allagata, io con le tosse dura. Me ne bacio che mi dono a mangiare. E che mi dono a mangiare? Tagliarina, macarrona, che mi dono? Le cose ti fanno agito. Le cose mi fanno agito. Mi dono a mangiare i fave ghiacciate, fave callegate, fave monnate. Tati stufa, sogno pure la fave. E la colpa di cui? Di cui è la colpa? Di cui è la colpa? Di troppo sapitosa di tuo padre. Orremmi la bambina. Ma le fave te ne lette per dota. Ma se qua non ti dava niente. E magari che un poco di carne e la mangiamo puro. Ma non si arrabbiare come una cefalata. Carne, ma non me la carne. Ma non l'ha vista carne, quello che non uscio filetto. Ma di che c'è la vicenda se non ci la mia faccia? Ma dove sono le vicenda mia? Ah! Ma mi faccio anche di bazzola! Come c'è? Ma non mi faccio come fare? E le papuzzane non le fate che so? Che so? Che so? Non me lo mando male, Pippa, che fa? E papà ci ha mangiato. Vale, Tati, piuttosto alla signorina, stasera che siamo andati a mangiare. Ma fate dare di nuovo a cadaste a tocco mare giù. E ci dice che si è accatta gallina, che avevamo sta camorrea. Ogni volta due uova. E basta, ci stai bene. E almeno. E che già il momento me le dona, che ti pare, caro? A camorrea a olato.
aveva scordato che avevo un giuridro nella mia casa. Avevo un giuridro nella mia casa. Accomodatevi, signorina maestra. Come l'avete passato la giornata? Ah, oh, benissimo, Tatillo. Mi sento scoppiare dalla gioia. Accomodatevi, signorina maestra. Che differenza c'è tra me e voi? Ma cos'hai, Tatillo? Come sei demoralizzato? C'è qualcosa che non va? Che ti tormenta? Signorina maestra, tutte cose non vanno, tutte cose. E cangiare mistero, cangiare. Solo così ne posso vedere l'osso. Ah, ecco. Ah, sì, forse potrei aiutarti. Sicuramente non c'è migliore occasione, Tatillo. Signorina Maes, che c'è? Parlate, leggetemelo. Stanno bandendo un concorso per bidelli. Potresti concorrere, sei disposto a fare questo lavoro, Tatillo? Signorina Maes, ma io non faccio correre. Però levatemi del capo, per favore, vi supplico. Vi supplico. Non ne posso ciò. Beh, vediamo. Che titolo di studio hai, Tatillo? Con la mozza ho sbagliato a farmi pigliare lo secondo. Il secondo avviamento, penso. Meglio ancora, secondo alimentario. Che simpatico. Onnena lavora, ma... Beh, Tatillo, allora devi ancora imparare qualcosa, ma da qui a giugno lo farai, così che d'estate potrai partecipare al concorso. Non preoccuparti, ti aiuterò io. Ben trovato. Quando siete dolce, signorina maestra, siete una cannella di zucchero, sì. Rosy, allora. Ma lo sentiste che mi disse la signora maestra? La comarentola. Ma aiuta a fare scuola particolare. Certo. Mi fa fare un concorso per bidello. Certo. Non mi piace questo discorso, bidello. Assai ti vuole bene la signorina. Vedo, signora, e carattere. Io mi affeziono subito alle persone simpatiche. Specialmente tipi come suo marito. Ma sa che sarà mio marito. Rosetta, la maestra è una brava persona, troppo sincera, troppo buona, troppo, e come parla bene, come parla bene, mi ha chiamato Tatillo. Tatillo? L'ha fatto una volta, l'ha detto una volta. Tatillo, pezzo di sbannuto, fatti chiamare ancora così capire che ti tiro le vute già una volta, ti tiro. Non rotto le calocci dopo di Dio. Quando è mossosa, signorina maestra, quando è mossosa. È vero. Capi lei non nave. Nave quando un esercito di vipari, ma con mia... Signorina maestra, cominciamo la lezione. Certo, Tatillo. Che la liccia distingue le persone, signorina maestra. Bene, allora, ricordi l'alfabeto, Tatillo? Ovviamente, spero, se leggere. Signorina maestra, saccio pure scrivere. A consegnolante mi facete? No, tanto meglio. Allora, cominciamo con il programma di terza. Facciamo un po' di storia, Tatillo, ti va? Signorina maestra, potremmo cominciare con la geografia? Sì, figurati, tanto per me lo stesso. E allora, dimmi, cos'è per te la geografia? Signorina maestra, per me la geografia è la materia più importante che c'è. Bene, Tatillo, e che cosa studiamo? La geografia studia come è formata una regione,
sei in grado di illustrarmi la tua... Signorina maestra, ma pure la sua! La campagna... Beh, veramente la forma della campana non l'avete. Ma... Allora, dimmi, Tatillo, come è fatta la mia regione? I monti, i fiumi, le principali arterie, i laghi, dimmi, Tatillo. Signorina maestra, la vostra regione è bella, è troppo bella. Ma vero ce l'hai a descrivere? Certo, Tatillo. Tati! Oh, Tatillo! Vieni a sfrecciare le favi, mezzanotte li mangi con tutti gli scorci. Signorina maestra, mi deve scusare un attimo. Prego. È così, mia moglie. Sì, mi capisco. Mi scusasse un attimo. Sì. Con me. C'è nessuno? Avanti, chi bussa? È permesso? Sono l'avvocato La Farina. È permesso? C'è nessuno in casa? È permesso? Santo cielo! Ma tu cosa ci fai qua? Ho scelto la Sicilia come sede di insegnamento e da 2 giorni vivo in pensione in questa casa. Ma come sei cambiata? Lo sai quando t'ho pensato? Ma perché? Perché ci siamo divisi? Lo sai benissimo. E tu cosa ci fai da queste parti? È insolito, direi. Sono stato chiamato a risolvere una questione tra Don Camillo Baglieri, un mio cliente, e il proprietario di questa casa, il signor Tavola. Beh, vediamo se in tono amichevole questi due si possono accordare. Ma piuttosto, dimmi, non potresti ritornare con me? Non so, io sono confusa. Ma cosa le pensi? Ma è mai possibile che un bessone come mia deve sbucciare fave? E a chi sto parlando? Oh, mi presento, sono l'avvocato La Farina. Mi dovete perdonare, forse è ora di disturbo. Prego, non mi preoccupate, oggi sono in vena di dare udienza. Accomodate. A che debbo la vostra onorata visita? Che volete, mio caro signor Tavola? Non cado. Che volete, mio caro signor Tavola? A me tocca andare in casa della gente per guadagnare un pezzo di pane. A voi invece basta rimanere in questo angolino di bottega per fare soldi. Non prendete caldo, non prendete freddo e soprattutto non vi strapazzate. Però il lavoro ve lo fate pagare abbastanza salato. Non è forse vero, signor Tavola? Senta, avvocato, io non vi capisco come manna e onne volete arrivare sopra le canale, per caso? Beh, mi manda Don Camillo Baglieri, un vostro cliente, al quale non volete restituire le sede che gli appartengono e senza le quali lui e la sua rispettabilissima signora non hanno alcuna possibilità di sedersi. Come siete longo, sito contrario del vostro cliente, il due è corto, non do pagare. Il mio cliente afferma che vi dà una certa misura, in dialetto chiamato mondeggio, di fave e di frumento. Avendo da parte mia constatato il volume di tale recipiente, devo opportunamente dichiarare che è estremamente giusto l'indennizzo e il valore corrispondente in cambio del lavoro da voi svolto. Voi invece chiedete troppo. Dopotutto la vostra attività non richiede così tanto lavoro. Avvocato, che fa? Ne scangiamo le mistero? Voi consate sempre e io faccio l'avvocato. Fosse sicuro e certo che così sdegnoso come a voi non ci fosse e
e io rispettassi la giustizia delle scarse. Comunque, io ho che fare perché ho faccio segge da aggiustare e tengo una picca. E ce lo dicite lo vostro cliente, Don Camillo Baglieri, che a cala segge se le passano buone e che si ci assettano pissoni rispettibili come a me e di cultura. Oh, e le persone di cultura sarebbe la signora Amelia. E voi, come conoscete la signorina Amelia? Come avete detto voi, la chiamata così? La signora Amelia una volta era mia moglie. Moglie? Abbiamo vissuto 3 anni insieme in Campania. Poi ci siamo divisi ed io ritornai a fare l'avvocato in questi dintorni. Allora, voi siete la sua vecchia signora? Proprio così! Ora ve lo levaste voi in mezzo, a s'avvocateccio dei quattro soldi. Misuriamo le parole, signor Tavola! Misuriamo le parole. Per voi ci vuole sostanza. Comunque, e te venne con naio tempo di perdere. Non hai bisogno d'avvocato, ciò! Va bene, va bene! Vuol dire che inoltreremo querela, perciò qui non vuole adempiere. Io la saluto, signor Tavola! Ci vediamo! Addio, addio! Ci addio, vediamo! Addio, addio, ciò! Ciò! Ce la faccio anche da solo, signor Tavola! Ciò! Ciò! Sicché voi eravate ingucciata con sta pignata delle pietanze? Ma io non mi ci vedo proprio. Voi siete un personaggio, come dire, tutto diverso. Siete beggia cecigna. Siete gustosa. Dentro a me mi pare una cocozza lavata, non c'è la maestra. Ma ci credete, caro, ora un saccio ciò, si chiamarevi signora o signorina? Ma voi siete sempre così fresca, signorina maestra. Siete fresca come una primavera. Oh, veramente, Tatillo, anche io ho vissuto. Ho avuto un periodo molto triste, travagliato. Solo adesso sto raggiungendo un po' di tranquillità. Signorina maestra, sta casa la pindono la tranquillità, ce la pindono. Ma dicetemi una cosa, signorina maestra. Ma la notte voi dormite? Ma non chiamarmi più signorina. Chiamami pure Amelia, Tatillo. Oh, Amelia! Che bello chiamare Marcosse! Ma dimmi una cosa, Amelia. Ma la notte tu che fa, dormi? Dipende, Tatillo. Dipende dai pensieri che mi frullano dentro la testa. E quali sono questi pensieri? Dillo! Vedi, Tatillo, la scuola, i bambini, la vita. E dillo che ci sogno buono Dio da me. Ogni tanto sì, che vuoi. Anche io ho una certa sensibilità. E tu che fai? Ti sensibilizzi se ti dico che in sogno innamorato di voi era l'avvocato.
All'inizio sì, lo era. Poi le cose si raffreddarono, cominciarono i litigi, poi i silenzi, fino al punto che decidemmo di separarci. Allora maritata è. E certo, lo fuoco sta rifreddo e ora va cercando vampe. Nella vita, se non c'è il calore, l'affetto... Il letto. Volete dirmi cosa c'è? E allora veni a dire che stasera, prima che si va a Curca, ci vai a cercare un panareggio con la luce, a così si gallia. Eccolo, ci pigliamo un panareggio con la luce. Oh, Catillo, tua moglie non nutre molto simpatia per me, vero? Signorina Amelia, l'importante è che la nutri tu per me. È vero che lei non avevi quanto un esercito di viperi, però con mia un gippo, perché quando dico io piglio la lingua ce l'andorcio io mezzo lo zarbarino e mi ci sento di capo. Che sei simpatico, Marisa. Amelia, ripetiamo la lezione. Ma certo, sediamoci. Che sei simpatico. Allora, facciamo un dettato, avanti. Sei pronto? Tiri bene la penna, Tetillo. Quando calli. Allora, c'era una volta... Signorina Maestra, c'era una volta con quante volte si scrive?